Allora, buongiorno a tutti, io sono Gianpietro Scarpa e quello che ho intenzione di farvi vedere oggi è un breve esempio di un'applicazione nel processo di fusione, in particolar modo del processo di pressocolata. Stiamo parlando di lega d'alluminio, il componente in questione è un coperchio di una valvola idraulica per sistemi frenanti per camion. Che è soggetta chiaramente a una serie di sollecitazioni estremamente spinte e particolari. Per tal motivo, quindi, il componente viene sottoposto a una serie di test, in particolar modo un test di pressione che viene eseguito a 13 bar e che chiaramente non deve dare come risultato il trafilare di olio, comunque del liquido presente all'interno. Chiaramente, una seconda restrizione è quella legata alle porosità presenti dopo lavorazione, chiaramente non nelle parti di giunzione, quindi dove sono presenti le guarnizioni di tenuta, sono accettate delle porosità che stanno intorno ai 5-6 decimi di millimetro. Da un punto di vista produttivo, il primo step di lavoro che fu eseguito dalla fonderia che si chiama Tecnopress, la quale ringrazio la disponibilità per la presentazione, il risultato fu fondamentalmente disastroso, non tanto perché fu sbagliato il progetto, quanto perché Tecnopress ereditò lo stampo e quindi il primo step di lavoro fu quello di verificare direttamente nel processo produttivo con una campionatura, quale fosse la condizione di esercizio dello stampo e la resa. Ma il risultato fu, diciamo così, abbastanza critico, fornendo un 30% di scarti dopo il test a pressione. Chiaramente questa tipologia di risultato non è assolutamente accettabile, il 30% è eccessivamente alto e richiede chiaramente anche una serie di sforzi notevoli da un punto di vista economico e di tempi nella produzione. E quindi di conseguenza c'è la necessità di trovare un metodo, una metodologia per ridurre le porosità e quindi ridurre drasticamente lo scarto. Ora, la dinamica di lavoro la possiamo immaginare divisa in due parti, o meglio, due possibilità. Una è quella di andare a mettere mano allo stampo e procedere con una seconda campionatura per verificare poi il risultato delle modifiche apportate. Una seconda metodologia invece è quella di procedere attraverso calcoli virtuali e quindi avere delle informazioni ancora prima di andare a modificare lo stampo per capire se la direzione che si sta prendendo con le modifiche è giusta o meno. Ci si spinge ancora di più quando si inizia a parlare invece di vera e propria ottimizzazione. Che cosa vuol dire? Chiaramente io fondamentalmente, in base ai risultati che ho ottenuto, cerco di immaginare quali possono essere le modifiche che devo apportare, modifiche di tipo geometrico e modifiche anche sui parametri di processo. Posso provare queste modifiche una alla volta lanciando una singola simulazione, un singolo calcolo per andare a verificare se le mie idee di modifica sono effettivamente funzionali al progetto o no. In alternativa, invece, posso introdurre all'interno di sistemi di calcolo tutta una serie di variabili. Per esempio, in questo caso specifico, le variabili introdotte, visto e considerato che lo stampo era già pronto e non si poteva chiaramente mettere mano in maniera pesante alla configurazione del sistema di colata, fu quello di andare a modificare quelli che sono gli attacchi di colata, modificarli quindi nelle tre punti di ingresso della lega all'interno della figura, andandoli a modificare per forma e per sezione, quindi andando a aumentare la sezione di passaggio o diminuirla o eventualmente anche a modificarne la posizione di attacco rispetto al ramo principale per direzionare meglio il flusso all'interno del nostro componente. Un'altra introduzione di variabili è relativa a quelle che sono le variabili di processo. Nel processo di pressocolata
diciamo, ha estrema importanza da un punto di vista di variabili sono le variabili relative alla curva di flusso, quindi la curva di iniezione, come la lega viene spinta all'interno del nostro stampo. In particolare, due punti fondamentali sono il punto di switch, viene definito, vale a dire il punto di passaggio da quella che è la velocità di prima fase a quella che è la velocità di seconda fase, quindi il punto di accelerazione, e la velocità di seconda fase. Quindi di fatto io cerco di esplorare, ho bisogno di esplorare nel campo indicato con il colore giallo, quale sia la curva ideale che mi permetta di ottenere il massimo dei risultati, chiaramente associato a quelle che sono le variazioni anche del mio sistema di colata, che chiaramente sta variando. La combinazione di tutte queste variabili, quindi delle variabili geometriche nei tre punti di colata e della curva di iniezione, porta inevitabilmente ad avere 1408 configurazioni differenti. Vorrebbe dire che per riuscire a stabilire quale può essere la configurazione migliore, quella che definiamo ottimale, io dovrei far girare 1408 simulazioni e andare ad analizzarle tutte quante per andare a identificare quella che è la vincente, la migliore, quella che mi riduce drasticamente le problematiche che ho incontrato nella prima campionatura. Chiaramente questa cosa non è praticabile perché comunque richiederebbe dei tempi estremamente lunghi di calcolo. Allora cosa posso fare? Vado a introdurre quelli che sono dei criteri di ottimizzazione, che sono molto semplicemente i criteri che noi, quando andiamo a progettare uno stampo, un sistema di colata, abbiamo già nella nostra testa. Vale a dire, io devo cercare di identificare un sistema di colata ideale che permetta di ridurre le porosità da ritiro, ridurre le porosità da inglobamento d'aria, evitare i sottoraffreddamenti, eccetera, eccetera. Quindi, nel caso specifico del componente, il grosso problema è legato alla presenza di porosità da inglobamento d'aria, forti turbolenze che portano appunto a bolle d'aria all'interno del componente. Quindi il primo punto, devo indicare al mio software quali sono i criteri fondamentali per cercare di tenere sotto controllo la generazione di bolle d'aria, che tradotto chiaramente in termini virtuali, mi mette nella condizione di andare a impostare una riduzione di quello che viene definito il valore massimo di air pressure, che è il valore massimo di pressione registrata all'interno del nostro componente dell'aria, che non è riuscita a fuoriuscire, e quello che è il volume occupato dall'aria stessa, quindi la dimensione delle bolle. Quindi in questo caso io sto controllando dimensione della bolla e la pressione che viene registrata all'interno della bolla specifica. Ma allo stesso tempo devo fare anche attenzione a quella che è la temperatura della lega che avanza all'interno dello stampo. Se scende troppo di temperatura, la lega inizia a raffreddarsi eccessivamente e non riesce più ad avanzare all'interno dello stampo stesso, creando mancati riempimenti o giunzioni fredde che porterebbero a scarti d'altro tipo. E di conseguenza, tradotto in termini virtuali, in termini diciamo così, digeribili al software, devo cercare di controllare quella che è la temperatura e quindi massimizzare la temperatura minima registrata sulla lega durante la fase di riempimento. Ma come vi dicevo prima, 1408 design sono improbabili da far girare, più che altro per i tempi che richiederebbero. Il sistema ha un sistema automatico di controllo dei parametri, delle variabili che io ho utilizzato e dei valori di controllo per quanto riguarda i criteri, quindi per quanto riguarda quello che noi ci aspettiamo, quello che noi che vogliamo avvenga all'interno dello stampo, e in automatico inizia a far variare i parametri di processo. E vado ad analizzare quelli che sono i risultati. E in questo modo, con un numero nettamente inferiore di calcoli di design, in questo caso si parla di 120, si ottiene l'identificazione di quello che è il risultato migliore, quindi il design ottimo.
di fatto non fa altro che scartare quelli che sono i design che sono meno efficaci da un punto di vista di resa o di scarto del componente stesso, concentrandosi maggiormente invece su quelle configurazioni che sembrano essere più idonee a portare al risultato migliore. I pallini che vediamo sul grafico sono chiaramente, indicano ognuno di essi un design calcolato, quindi una configurazione per la quale è stata svolta la simulazione ed è stata fatta l'analisi dei risultati che sono stati indicati prima come criteri per l'ottimizzazione stessa. Come potete vedere, il sistema ha raggiunto un livello al di sotto del quale non si riesce ad andare. Quello che noi vogliamo, abbiamo chiesto all'ottimizzatore, è di ridurre quella che è il volume dell'aria, indicato con WAP, che sta per Weighted Volume by Pressure, e vogliamo ridurre anche il valore della massima sovrappressione d'aria all'interno del componente. Quindi quello che noi ci aspettiamo è cercare di convergere verso lo zero assoluto degli assi. Vedete che oltre a un certo limite il software non è in grado di trovare soluzioni, si crea appunto quella che è la frontiera di Pareto. Ma da cosa è dovuto questo limite? È dovuto chiaramente da quelle che sono le imposizioni di progetto che abbiamo menzionato prima, vale a dire la dimensione degli attacchi di colata e la curva di iniezione che stiamo utilizzando, potendo eventualmente aumentare il grado di variabilità delle variabili introdotte o aggiungendone delle altre, magari ci sarebbe la possibilità di far scendere questa curva di Pareto e spostarla verso il punto zero dell'incrocio degli assi, quindi portando ad ottenere la qualità, diciamo così, massima possibile. Ma come dicevamo prima, chiaramente nella costruzione degli stampi ci sono dei limiti. In questo caso i limiti erano legati anche al fatto che lo stampo era già pronto e quindi le modifiche apportabili erano comunque molto limitate. L'analisi può proseguire anche con quella che è la verifica di quelle che sono le correlazioni fra le variabili introdotte, la variazione dei tre attacchi di colata e la variazione dei due punti, diciamo così, che definiscono la curva di iniezione, velocità di seconda fase e punto di accelerazione, per andare a verificare quali di queste variabili è più sensibile, più importante, più significativa in quella che è la qualità del componente, che viene in questo caso rappresentata da quello che è il weighted volume air pressure, che sta a indicare la dimensione della bolla registrata, la massima pressione registrata all'interno della bolla e il sottoraffreddamento eventuale della lega, quindi l'abbassamento di temperatura. E si vede di fatto che la fa da padrone la velocità di seconda fase. Maggiore è la velocità di seconda fase, maggiore è la temperatura della lega durante la fase di riempimento, ma l'effetto di un eccesso di velocità in seconda fase porta anche a un aumento di turbolenze e di conseguenza tendono ad aumentare, si vede qui, tendono ad aumentare le problematiche di inglobamento d'aria sia da un punto di vista di dimensione della bolla sia da un punto di vista di registrazione della massima pressione registrata all'interno della bolla stessa. Per andare a identificare il design, la configurazione che risulta essere la migliore in assoluto dopo questo lavoro, ci possiamo avvalere di quello che è il diagramma delle coordinate parallele. Ogni singola spezzata che vedete in questo diagramma rappresenta uno dei 120 design calcolati. Cos'è che posso fare? Beh, molto semplicemente posso iniziare a imporre delle riduzioni per quanto riguarda, per esempio, la massima pressione d'aria registrata nelle bolle. Quindi inizio a mettere dei cutoff, dei filtri che mi eliminano quei design che non rispettano la richiesta di una riduzione della sovrappressione d'aria al di sotto dei 2700 mm. Ma voglio anche ridurre il volume della mia bolla d'aria. Quindi, se io riesco ad abbassarne il volume, aumentandone la sovrappressione, sto andando nella giusta direzione, cioè sto andando nella direzione della riduzione della presenza di inglobamenti d'aria e quindi anche della riduzione di quelli che erano gli scarti che io avevo presente. Quindi posso continuare con la ricerca e l'abbassamento dei miei obiettivi, scendo
fino ad arrivare ad ottenere quello che è il design rappresentativo e che mi, diciamo così, dà la confidenza di essere il design ottimo, perché ho ridotto la dimensione della bolla e ho ridotto il più possibile anche quella che è la sovrappressione d'aria, tenendo sotto controllo quella che è la temperatura registrata durante la fase di riempimento della lega, che non deve scendere al di sotto del valore di liquidi della lega stessa, altrimenti avrei il rischio di sottoraffreddamento o mancati riempimenti. Un ulteriore passo può essere anche quello di andare a vedere con la configurazione trovata, quindi con la configurazione dei tre attacchi di colata trovati con il valore minimo di sovrappressione d'aria indicato, vedere che cosa succede al variare della velocità di seconda fase, per esempio, e al variare del punto di switch, quindi del punto di passaggio tra la prima e la seconda fase. E quindi andare a verificare come mi varia la temperatura, che rimane sempre comunque all'interno di un valore non critico, e andare a vedere come mi varia la sovrappressione d'aria che, ahimè, per velocità elevate, ma l'avevamo già visto prima, tende chiaramente ad aumentare. Ma arriviamo quindi alla conclusione. Ritorniamo al grafico iniziale. Avevamo la nostra frontiera di Pareto, abbiamo tutti i nostri pallini che rappresentano fondamentalmente i singoli calcoli svolti, quindi i singoli design, le singole configurazioni mix di geometria e parametri di processo. Ma la domanda è: il design ottimo che ho trovato, dove si colloca? E rispetto al design iniziale che aveva quel famoso 30%, quanto è migliorato? Beh, il design iniziale della prima campionatura si posiziona in questa zona qua del grafico, che di conseguenza presenta una notevole valore di sovrappressione d'aria e un discreto comunque valore, diciamo così, di quella che è la dimensione della bolla. E questa è un'immagine che mostra quella che è la distribuzione della sovrappressione d'aria presente all'interno del componente. Chiaramente, valori che tendono al colore blu sono valori poco significativi e poco preoccupanti. Man mano che si passa verso il rosso per arrivare al bianco, chiaramente questi valori danno indicazione di grosse problematiche di ingrovamenti all'interno del gel. Il nuovo design, quello ottimo, si posiziona proprio sul bordo della curva di frontiera di Pareto. E da un punto di vista di grafica, di risultato visibile, questo è quanto ne consegue, quanto ne segue. Quindi c'è una notevole riduzione della sovrappressione d'aria sul getto in generale, con una lieve concentrazione sui due canotti dei due componenti. Al termine quindi della fase di progettazione e di modifica dello stampo, si è passati di nuovo a una seconda campionatura che ha visto una riduzione, diciamo così, estremamente drastica di quelli che sono gli scarti, quindi passando da un 30 a un 2% degli scarti, che chiaramente è determinato un notevole risparmio sia da un punto di vista di ripresa dei componenti per impregnazione, ma anche per una maggiore continuità del processo produttivo stesso. Chiaramente ringrazio Tecnopress, che è la fonderia di Pressocolata che ha concesso la visione di questo esempio. Stiamo parlando appunto di un caso reale. E per quanto riguarda eventuali domande o curiosità, potete contattarmi telefonicamente al numero che vedete o eventualmente via mail. E sarò ben lieto chiaramente di rispondervi. Grazie a tutti per l'attenzione e buona giornata.